Il telefono inizia a bollire, il telefono delle associazioni di categoria, perché ovviamente i vostri associati vogliono capire quali sono le effettive regole che entreranno in vigore dal 6 di agosto. Diciamo che forse nessuno si aspettava che questo tipo di direttive entrassero in vigore proprio in piena estate. Beh, sì, il primo elemento è questo. In effetti già da alcuni giorni gli operatori, poi in particolare da ieri sera, ci stanno telefonando continuamente o scrivendo sulle varie chat. Si pensava che fosse una misura che sarebbe entrata in vigore successivamente al Ferragosto. Questa accelerazione chiaramente non è che ci trova favorevoli. Ancora una volta sono una serie di misure che arrivano in maniera molto stringente, con tutta una serie di elementi ancora non ben chiari dal punto di vista operativo. Chi controlla anche i controllori, cioè le sanzioni previste non sono poche, perché si parla da 400 a 1000 euro a carica sia del cliente che dell'esercente. Si parla anche, in virtù di presenza di violazioni ripetute in 3 giorni diverse, di chiusura dell'attività. Non è che siamo contrari all'applicazione del Green Pass, se anzi questo deve essere un modo anche per facilitare una ripresa per le attività economiche, dare maggiore continuità e sicurezza anche alla clientela, crediamo che sia un passaggio doveroso e importante. Rimaniamo sorpresi di questa accelerazione e ad oggi di non avere tutta una serie di elementi di certezza, e soprattutto temiamo che si traduca nell'immediato in una serie di costi maggiori per le nostre imprese. E poi c'è un elemento di incertezza, si parla genericamente a sagre e fiere. Questo per esempio ci mette subito un allarme. Cosa si intende per fiere? Per fiere al chiuso inteso come le manifestazioni che si potrebbero svolgere all'interno di Arezzo Fiere, o tutto quello che è il contesto delle fiere anche all'aperto che in questi mesi le amministrazioni si stavano accingendo a organizzare e a rilanciare in virtù delle normative intercorse? Siamo in attesa del testo definitivo. E poi, una volta visto il testo definitivo, chiaramente sia a livello nazionale che a livello regionale e locale vediamo di adoperarci, perché quelli che possono essere dubbi interpretativi, timori e anche quelli che sono poi alcuni aspetti legati per esempio anche all'accesso all'interno delle stesse attività, anche da parte dei dipendenti, perché si parla per esempio una serie di sezioni che si temeva o che si diceva che venissero previste come norme anche all'interno del decreto, i trasporti, le scuole o comunque anche il mondo del lavoro, ad oggi non sono state toccate da quello che è il decreto legge. Si dice che verranno, come dire, saranno oggetto di successivo intervento la prossima settimana. È una sfera di non poco conto, e anche per il mondo dell'impresa quindi viene attesa anche quella sezione con notevole interesse e attenzione.